primo gol che ha sbloccato una partita che fino a quel momento non era messa benissimo per voi. Ma sono partite molto forti, noi abbiamo cercato di controbattere colpo su colpo, è stato un gol, diciamo, in un momento un po' particolare della gara, importante, ci ha dato quella sicurezza che forse, diciamo, nei primi minuti un po' loro, pressandosi molto alti, siamo un po', come si può dire, ci ha cercato di mettere un po' in difficoltà, quindi sono contento, è stato un po' casuale perché sinceramente non so se metterla a mezzo a tirare alla fine da tal set, meglio così. Infatti durante la partita tutti pensavano a una sponda in mezzo, poi si vede sta palla non finiva più finita nell'angolino. È stato un po' casuale, però meglio così, ecco. Ti hanno preso in giro i compagni? Sicuramente, anche perché faccio un gol ogni 2-3 anni. In compenso il tuo capitano e collega di reparto ne ha sfiorato uno che se andava dentro veniva giù lo stadio di Brescello. Sì, infatti io ho fatto una bella torsione, peccato, era una doppietta dei difensori, era importante. Volevo cogliere l'occasione per dedicare questo con la mia moglie, visto che, come ho detto, ne faccio uno ogni 2-3 anni. Si chiama? Stella, glielo dedico con tutto il cuore, ecco. Ne parlavamo prima con il mister Apolloni, possiamo dire che questa è una vittoria molto importante anche perché sofferta, ovvero il risultato non rispecchia forse soprattutto quello visto nel primo tempo, un primo tempo che si è chiuso 2-0, dove però è stato il lentigione quasi a sorpresa, come volete, a fare la gara con un Parma che faticava a prendere in mano il pallino del gioco, un Parma che forse ha elementi di qualità come puoi essere tu o come Longobardi, che però hanno spostato l'ago della bilancia dalla parte vostra. Ma come ho detto, sono partite molto forti, ma se andiamo a vedere, insomma, le occasioni nitide, c'è quella davanti a Zomer che ha fatto una gran parata, anche se devo essere sincero, non so se Messina era più basso di noi, però è passato tra me e Ale, io l'ho lasciato, mi è sembrato un metro e mezzo anche oltre me e Alessandro, non so Messina che era dietro, però insomma la sensazione era che proprio secondo me era fuori gioco, ecco, lo devo rivedere. Però insomma l'unica palla nitida che hanno avuto è stata quella, poi insomma ci hanno un po' messo lì, ma era anche normale, insomma sapevamo che era una buona squadra, ecco, però abbiamo rischiato tantissimo, come ho detto abbiamo fatto questo gol e poi siamo messi in carreggiata. Diciamo che proprio gli attaccanti, uno in particolare che è Miftà dell'altra squadra, in settimana aveva forse un po' caricato questa partita dal punto di vista anche non dico del nervosismo ma della voglia comunque di fare bene, insomma fra te e Lucarelli che non li avete praticamente lasciato vedere parte. Io come ho detto anche in altre situazioni mi sono trovato dall'altra parte, normale, gioca lentigione, tutto rispetto contro il Parma, spero che sia l'ultimo anno che il Parma viene venuto a Brescello, sicuramente è una partita importante, particolare, che forse non ricapiterà più. Senti, l'espulsione di Miftah era proprio un evidente fallo simulazione? Ma non l'ho visto perché ero girato le spalle, però insomma l'arbitro è andato diretto, quindi credo, insomma, era dentro l'area, quindi un po' si buttava, ecco. Mi è sembrato, però l'alto vicentino si è visto interrompere la partita per infortunio dell'arbitro sull'1-0, quindi dovranno ricominciare da 0-0 come dal regolamento della Serie D. È un piccolo vantaggio il fatto che debbano recuperare una partita in più rispetto a voi? Allora, parliamo in casa nostra, le partite sono tante, c'è ancora, si può stare a guardare queste piccolezze. Cominciamo 1-0 e partendo da 0-0 è meglio, insomma, siamo contenti. Senti, non avete mai preso gol in trasferta, in casa solo sul rigore. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che stiamo lavorando bene in tutti i reparti, come ripeto, anche oggi abbiamo avuto concesso un'occasione nitida, poi insomma tutti i rapporti non mi ricordo almeno. Va bene così, davanti stiamo facendo bene, c'è troppo bene, dietro bene, Zomer ha una palla importante a partita, fa la parata, questi sono buonissimi segnali per il campionato, anche per la crescita dei giovani, quindi avanti così. Proprio tu, parlando della difesa, dei pochi gol subiti, avevi detto che il Parma ne ha subiti 0, i due li ho fatti io perché erano due rigori, diciamo che col gol di oggi siamo a 1, dai, la differenza reti la abbassiamo. Siamo 1,5, dai, okay. Meno 1,5. Per te Ancona
Rimini, Parma, Serie D, ma tutte piazze straordinarie. Sì, no, piazze straordinarie, anche Perugia è stata un'esperienza bellissima, insomma, 3 anni lì quasi la scalata della D alla B, peccato che la semifinale playoff maledetta, però sono contento, sono stato fortunato a stare in piazze importanti, questo è un sogno. Quindi spero di riportare il Parma io insieme ai miei compagni, alla società, a tutti, dove merita, sicuramente non è nemmeno la Lega Pro, però un passo alla volta, con calma. Nel dire che forse è presto, forse ti sto anche suggerendo la risposta e quindi ti proibisco di rispondere così, tra virgolette, ma un Caccioli che ha giocato spesso in Serie D, quasi come se volesse, non dico se volesse rimanere in Serie D, ma volesse comunque essere il giocatore esperto di categoria che possa comunque puntare alla promozione. L'anno prossimo dovesse andare tutto come è, tu un tentativo in Lega Pro col Parma lo faresti? Non puoi rispondere, forse presto, te l'ho detto, mi spiace. No, non è forse presto, io credo che in questo momento è prematuro parlarne, nel senso è normale, chi è che non vorrebbe rimanere a Parma in Lega Pro, forse il prossimo anno ci vorrebbe venire tutta Italia qua a giocare, ecco, per la società, per la piazza, per tutto, per la città che è bellissima, insomma, qui non manca niente adesso. Io penso a portarlo dove devo portarlo, fare il mio lavoro quest'anno è cercare di portarlo in Lega Pro, poi dopo sarà la società, il mister, a fare le giuste valutazioni di tante cose. Grazie. Grazie mille.